Industrial Valve Summit. È un incontro che si svolgerà tra il 26, il 27 e il 28 di maggio del 2015 alla Fiera di Bergamo. Una bella iniziativa che è stata sollecitata qualche mese fa dalle aziende che si occupano delle valvole per il settore dell'oil and gas. Ci siamo accorti in Lombardia, ma non solo in Lombardia, diciamo in un centro del nord Italia molto importante, che le nostre aziende manufatturiere produttrici di questo particolare prodotto che va nel settore petrolifero sono leader mondiali, e le aziende stesse ci hanno chiesto di organizzare un evento per valorizzare questa loro leadership, ma per valorizzare soprattutto l'intera filiera manufatturiera che è alla base del successo della loro attività. Il territorio di Bergamo dà un contributo molto importante in termini di leadership. Stiamo parlando di un distretto il cui valore complessivo è intorno agli 8 miliardi di euro, con circa oltre 80 aziende di media dimensione e tutte a carattere familiare, che operano all'interno di questo settore. Sono imprese che di generazione in generazione continuano a mantenere una capacità imprenditoriale molto molto viva e molto interessante. Cosa vuol dire questo per un cliente? Vuol dire poter contare su un rapporto fiduciario, su un rapporto di fedeltà estremamente importante. Quando si parla di progetti così significativi, così importanti dal punto di investimento, bisogna fidarsi evidentemente delle persone, e le nostre aziende rappresentano un partner ideale in questa lotta e in questa competizione. Questi tipi di produttori riescono ad andare nel dettaglio in maniera molto significativa, quasi come se fosse un prodotto su misura. Non c'è una standardizzazione, o meglio, ci sono tutte il rispetto delle procedure di certificazione, di rispetto delle normative e quant'altro, ma il cliente può veramente contare su un prodotto personalizzato. Il mercato intorno al quale stiamo lavorando è evidentemente il mondo, ma con particolare attenzione al Middle East, particolare attenzione all'est europeo e particolare attenzione al mercato africano, senza dimenticare naturalmente l'Asia e il centro e Nord America, ma questi tre segmenti sono i segmenti particolarmente interessati da questo evento. Questa iniziativa sarà un'iniziativa sviluppata anche a livello di academy, nel senso che ci saranno anche molti convegni, molte iniziative formative per fare in modo che anche gli ospiti stranieri possano trovarne un beneficio di aggiornamento. Non da ultimo anche la possibilità poi all'atrio della manifestazione di visitare le aziende e di avere dei momenti di formazione dedicati dalle imprese stesse.